Wahekuj, benvenuti in questo nuovo video, sono AndreLink91 ed oggi siamo in un nuovo episodio di Platino Extreme. Nello scorso episodio abbiamo visto Cyrus che veniva attaccato da una forza oscura dopo che ha cercato di imprigionare Dialga e Palkia. E ora Camilla è al nostro fianco che probabilmente ci spiegherà quello che è successo, dato che Cyrus sembra essere stato trasportato in un mondo parallelo, in un mondo inverso. No, cosa no, Camilla? Ah, i Pokémon dei laghi ora vanno anche loro nel buco nero, nel mondo inverso. Ecco, questo è Mesprit che mi augura buona fortuna. Non a caso è il Pokémon più vicino a casa del giocatore. Mi spiace di averci messo tutto questo tempo. Studiando le leggende, credo di aver finalmente trovato una risposta. Quando questo mondo ebbe origine, apparirono Dialga e Palkia, ma pare che nello stesso momento fece la sua comparsa un altro Pokémon. Un Pokémon potente quanto Dialga e Palkia, ma il cui nome non avrebbe mai dovuto essere pronunciato. Giratina. Si dice che si annidi in un altro mondo, un mondo parallelo al nostro. Ecco cos'era quell'ombra. Doveva trattarsi di Giratina. I pilastri si stanno distorcendo. È colpa di quel portale. Ci ha messo in comunicazione con il mondo parallelo. Se non lo richiudiamo, la distorsione si diffonderà in tutta la regione di Sinnoh e oltre. Il nostro mondo verrà distrutto. Andiamo? Dobbiamo catturare Cyrus. Va bene. Dobbiamo sbrigarci. Questo luogo. Riesce ad avvertirlo? Qui non ci sono Pokémon. Il tempo non scorre. E lo spazio non è stabile. Un mondo dove le regole sono violate. Uno spazio che si potrebbe definire il mondo distorto. Troviamo Giratina. Ci serve per fermare la distorsione alla Vettalancia. Wow! Ma quello era Giratina! Dobbiamo sbrigarci. Se non facciamo qualcosa, la distorsione non inghiottirà solo il nostro mondo, ma travolgerà anche il mondo distorto. Ok, quindi iniziamo col seguire le strade? Ma tu, Camilla, sei andata lì. Se io volessi andare qua, non posso. È quanto inutile. Vabbè, seguiamo la strada che ci dice di fare Camilla. Questa lastra di roccia, passando sopra un determinato punto, dovrebbe muoversi. Ma quale? Oh, guarda un po', l'ho trovato. Sai, non era per niente segnato. Riusciremo a vedere Giratina se continuiamo a scendere? Ci staremo davvero muovendo verso il basso? Vabbè. Credo che a Dusclops sarebbe piaciuto questo posto. Però non è in squadra. Proseguendo di qua non si va da nessuna parte. Mesprit! Sì, l'avevo intuito. Cavoli ragazzi, qui la visuale è fastidiosissima. Quindi qui ora si scende. E presto dovremmo arrivare da Cinzia. Da Camilla, non da Cynthia. Ok, questo si abbassa. E questo si alza. E questo dovrebbe portarci da nessuna parte. Allora qui. Neanche qui. Allora non è questo il punto. È questo. Perfetto, ora si va qui. Ciao. La leggenda di Giratina è nata solo a pochi. Narra di un mondo opposto rispetto al nostro. Questo mondo. Perché esiste questo mondo? Perché Giratina ci vive tutto solo? Molte cose sono avvolte nel mistero, ma ora abbiamo altro a cui pensare. Dividiamoci, dobbiamo trovare la strada giusta. Grazie,
Qui si scende, ma qui si va avanti però. Ok, ora penso che bisogna scendere, non si deve scendere. Dato che solo uno funziona, mettetene solo uno. Eh no, dopo il ragazzo, dopo il giocatore non si diverte. Ma opinione personale, eh. Cavoli, come lagga. Ok, qui si scende. Poi qui si va avanti. Perfetto. Sempre più in profondità. Dove è giusto andare. Già, si crea il passaggio anche. Il Pokémon oscuro non è qui. Mi ha lasciato in questo luogo o poi è andato da qualche parte più in basso. Che gli sia bastato interferire con il mio piano? Ad ogni modo, sai cosa sono i geni? Se è vero, sono senza parole. I geni possono essere considerati la base di tutte le forme di vita. Sì, lo so. Ciò include sia i Pokémon sia gli esseri umani. I geni sono contenuti in un filo di DNA. Un filo di DNA è composto da due catene di caratteristiche opposte intrecciate a elica. Se una delle catene si spezzasse, l'altra potrebbe replicarla. L'una o l'altra non possono esistere senza quella opposta, tranne l'RNA. Capisci dove voglio arrivare con questo discorso? Questo mondo è strano. Il tempo non scorre. Lo spazio non è stabile. Solo quel Pokémon oscuro vive qui. Questo mondo è l'opposto del nostro mondo, il mondo che io voglio cambiare. È come con le due catene che formano un filo di DNA. Penso che due mondi si bilancino l'un l'altro per esistere. Senza uno dei due, neanche l'altro può esistere. Il Pokémon oscuro deve avere un ruolo in tutto ciò. È per questo che ha interferito con i miei piani portandomi qui. Il Pokémon oscuro deve aver creato questo strano mondo. Ecco perché è comparso quando ho cercato di cambiare il nostro mondo. Ma questo non ha importanza. Ciò che importa è sconfiggere quel Pokémon e far sparire questo mondo. Non gli permetterò di interferire ancora con i miei piani. Senza di lui, i due mondi non potranno tornare al loro stato originale. Bah, contento tu. Ok. Non credo sia la strada giusta, ma è una strada. E difatti non lo è. Qui no. Qui neanche. Ok, qua giù no. Invece qui sì. Perfetto. In poche parole, ora dovrei incontrare i Pokémon dei laghi man mano che si va avanti. Oppla, oppla, grande mago. Oh. Ciao. Uxie. Dimmi pure. Ok, arrivo, eh. Mi stai dicendo che devo buttare quel masso qui dentro? Ok. Perfetto, ma io come ci arrivo lì? Ah, ecco. Salve. Ok, e devo rifarlo forza, strano. Ah no, aspetta però, qui. Questo è il primo. Buono? Buono. A questo punto direi di andare qui. Sì. Ciao, Mesprit. Lo so che ti piaccio, sì, lo so, lo so. Siamo proprio vicini di casa noi. Ok, lasciami fare, grazie. Non ti preoccupare. Buttiamolo di giù in masso, perfetto. Ogni masso va in un punto specifico.
Ma qui si sale? Perché qui si sale? Oh, proseguiamo allora. So. E scendiamo? No, saliamo ancora? What? Ma dove? Mamma mia, il lag è potente. Ok. Vediamo un po' dove si deve andare. Forse qui. No. Qui sotto sicuro, ok. Poi qui. E poi si scende. Cyrus era qui fino a un attimo fa, l'ho visto bene. È scomparso quando mi ha visto. Giratina. Wow. La cascata inversa, quanto era bella! Cavoli, ragazzi, che ricordi. La prima volta che giocai a Platino, che ci fu questo posto con Giratina che compariva nell'Overworld insieme a Dialga e Palkia, fu eccezionale. Uno dei migliori giochi Pokémon mai concepiti. Abbiamo anche Azelf, essere delle emozioni. No, Azelf cos'era? E così anche l'ultimo masso è stato inserito. Ah, e ora ci ricongiunge qui. Perfetto, possiamo scendere allora. E completare la nostra opera. Andiamo qui. Sì. Ah, non qui però. Non qui. Qui. È importante, appunto, seguire il pattern. Te lo danno apposta, te lo danno. Perfetto, grazie, ciao. Arrivederci. E anche l'ultimo masso da inserire. Qui. Buono. Camilla, immagino che i Pokémon dei laghi siano tornati a casa. So che possono salvaguardare l'equilibrio contro Palkia e Dialga. Vuol dire che non possono farlo contro Giratina? Oh, non è il momento di parlare a Vanvera. Sì, arrivo, arrivo, tranquilla. Fammi un attimo controllare. Ah, a posto, bene. Perfetto, eccomi. Ci siamo quasi, ragazzi. Ci siamo. Giratina è un po' più avanti. Ovviamente prima le signore. Allora eri già qui? Perché vuoi cambiare il mondo? Se odi il nostro mondo, dovresti andartene da qualche parte da solo. Trovati un posto dove puoi vivere senza incontrare altre persone. Perché dovrei scappare dal mondo e nascondermi in silenzio? Io anelo a liberare il mondo da quella cosa vaga e incompleta chiamata spirito. Liberandoci di esso potremo rendere completo il nostro mondo. Questa è la mia giustizia. Nessuno potrà interferire. Tranne io. E qui non c'è nulla. Non perderò. Non contro quel Pokémon oscuro. Non in un mondo inutile. Boh, prima ce l'ha col Pokémon, poi ce l'ha con me. Joe, ci rincontriamo ancora una volta, l'ultima spero. Vai con Acquagetto. Certo, devo fare sgranocchio perché sai, no? Poteva diminuirgli la difesa, ma a
acqua getto è da stab. Non è possibile. Axano come dei maiali. Non è che ho aumentato anche l'ax. Voi alcune battaglie non le vedete perché dopo le taglio, ma axano con bruciature, paralisi, scottature, veleno. Oh, e che do stiamo? Lui è livello 68. Allora l'ultimo capo palestra quanto starà? Oltre 70. Memento! Attacco e attacco speciale, a picco. A zero. A zero. Foretress, no, tengo. Aspetta però. No, faccio fuoco carica con Simian. Perché almeno lo faccio fuori, evito che faccia esplosione. Almeno quello. Me la rischio con Zuffa, nel senso che me la rischio. Mi abbassa la difesa e la difesa speciale di uno. Però insomma, è bene provare un po' a osare quando ci sono Pokémon così forti. Di livello, non di statistiche o altro. Al 72? What? Cavoli, quanto devo allenargli allora sti Pokémon? Oioioi, sarà dura ragazzi, sarà dura. Mi toccherà perderci un bel po' di tempo. Mi tocca farlo. Fuoco carica. No! Maledetto. Vabbè, se rimane a un PS, pugno rapido e via. Non l'ha neanche sentito. Ce la farò con questo? Oh! Di poco ma ce l'ho fatta. Meno male che l'ho messa fuoco carica, che gliel'ho imparata, se no altrimenti era tosta, ragazzi. Era davvero tosta. No, contro Elekid no, è l'ultimo, faccio Zuffa. Penso che dovrei farcela. Ammetto che mi avete spinto agli estremi. Insomma. Bon, finito. Qui proprio... Non posso accettarlo, è impossibile! Non dopo tutti i sacrifici che abbiamo fatto per arrivare fin qui! Che ne sarà del mio nuovo mondo, della mia nuova galassia? Che sia stato solo un sogno che ora viene spazzato via? Sì! Non pensare di poter battere o catturare quel Pokémon. Questo strano mondo non è altro che quel Pokémon stesso. Batterlo o catturarlo farà scomparire questo mondo. Molto bene, fai come vuoi. Invece di sistemare il mondo... Lo distruggerai a posto mio, fallo pure. Eraditi la mia missione. Dove te ne vai? Non credere alle sue bugie. Non è possibile che un Pokémon faccia scomparire il mondo. Il mondo attendeva la tua nascita. E non solo la tua, anche quella dei Pokémon con te. E delle persone che ti sono care. Tutti i Pokémon e gli umani sono nati perché hanno un ruolo nel mondo, ne sono certa. Giratina non cesserà di esistere. Il mondo distorto non sparirà. E nemmeno il nostro mondo. Andiamo a incontrare Giratina. Prima dovrei occuparmi della tua squadra di Pokémon. E adesso andiamo da Giratina. Giratina è furioso perché i due mondi sono in pericolo. Ha unito il mondo distorto e il nostro mondo alla vetta lancia. Per questo la distorsione sta colpendo entrambi i mondi. Ma non temere, puoi battere Giratina e mostrare che stretto legame ti unisce ai Pokémon. O puoi fargli capire quanto desideri che si unisca a te. Se riesci a fare una delle due cose, Giratina capirà. La distorsione dei due mondi avrà fine. Qui non c'è nulla, ultima possibilità. G
Gyogagogo. Eccolo. Giratina sta osservando Link in silenzio. Mi sono portato un bel po' di Ultra Ball. Cominciamo. Gyogogagogogo. Allora, dato che è tipo drago, direi di iniziare con un bel gelo pugno. Oscurtuffo. Buono, buono. Wow. Un bel po' di danno. Efficace. Beh, non è che un altro gelo pugno potevo fargli. Potevo fare sgranocchio, però sarebbe andato KO. Non lo so, meglio non rischiare. Con Edward Forbice X, più veloce. Non gli faccio nulla con Forbice X, però almeno qualche devo non fargli nulla, sta quasi in fin di vita. Wow! Oh! Minor Ball. Provo con la Minor Ball. No! Non ci potevo credere. Non ci potevo credere se è la primo tentativo con la Minor Ball. Ah, mi ci ha solo fatto credere prima. Maledetto, dice, eh? Una volta sì, ma due non passi, eh. Vai di Ultra Ball. Oh, 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 no! A sto punto ricarico Edward che sembra resistere a tutto. Sperando che Giratina non finisca le sue mosse perché sennò...
Edward è caduto e non ha potuto niente. A questo punto, per perdere un po' il turno, revitalizzo, perché se no non posso prendere la mira, non posso neanche attaccarlo. Ce l'abbiamo fatta, è andata, e anche questa, signore, è fatta. È stato bandito per la sua violenza. Osserva il vecchio mondo in silenzio dal mondo distorto. Vuoi dare un soprannome? Sì, potrebbe sembrare un po' banale il soprannome, ma voglio dargli il nome di Draco, perché Draco è il nome che ha il drago di Dragonheart. Nonostante questo, non rivela mai il suo vero nome, ma semplicemente si fa chiamare Draco, perché il suo nome nella lingua dei draghi è impossibile da pronunciare con la lingua umana. Insomma, è un po' particolare il suo nome. Non viene mai detto qual è, ma si fa chiamare Draco. E quindi, come omaggio al drago di Dragonheart, che comunque sia è un drago buono e non un drago malvagio come Giratina, però insomma mi piaceva l'idea, ecco. Quindi si chiamerà Draco. Ah, torna anche Cyrus, quel Pokémon scuro è stato catturato. Beh, sì, significa che questo mondo irrazionale continuerà ad esistere. Che c'è, sorpreso? Vuol dire che non ho alcuna possibilità di crearne uno nuovo. Anche se costruissi delle altre rossogatene non ce la farei. Perché? Cosa ti spinge a proteggere due mondi? Che lo spirito, una cosa vaga e incompleta, ti stia così a cuore? I luoghi dove nasciamo, la nostra vita, le lingue che parliamo. Siamo tutti diversi l'uno dall'altro, ma la presenza dei Pokémon ci unisce. Dividiamo la vita con i nostri Pokémon e la nostra felicità cresce man mano che diventiamo qualcosa di più grande. È per questo che possiamo lottare e fare scambi con chi vogliamo. Silenzio! Basta con queste chiacchiere. È così che cerchi di far apparire lo spirito come qualcosa di utile? Questo è ragionare da semplici umani, che si illudono di essere assolutamente sicuri e felici. Le emozioni che si agitano dentro di me, rabbia, odio, frustrazione. Queste emozioni negative esistono a causa del mio spirito incompleto. Basta così. Non la penseremo mai allo stesso modo. Ma vi prometto una cosa. Svelerò i segreti del mondo. Con quel sapere creerò il mio mondo completo e perfetto. Un giorno vi sveglierete in un mondo creato da me. Un mondo senza spirito. È perché esiste la tristezza che conosciamo la gioia. Quando c'è rabbia, nasce la compassione. Torniamo a casa. Il portale dove c'era Giratina dovrebbe riportarci al nostro mondo. Le leggende dicono che Giratina stava sull'altro lato del nostro mondo. Quindi, a rigor di logica, deve avere un legame con altra parte. È il portale dove stava Giratina. Entriamo nel portale, allora.
questo posto? È la fonte Saluto. La leggenda vuole che conduca a un luogo remoto e sconosciuto. E a quanto si dice, Giratina vivrebbe in un mondo parallelo al nostro. Oh, sono costernata, che maleducazione. Link, sei incredibile. Sei proprio un allenatore straordinario. A nome di tutta la regione di Sinnoh, Link, grazie. Oh, dimenticavo. Devi andare ad avvertire il professor Rowan. Era molto preoccupato per te. Dovresti fare un salto al suo laboratorio. Non posso neanche... Oh, ok, non posso neanche entrare lì dentro. Va bene. Usiamo scala roccia e usciamo da questa fonte Saluto. Vediamo un po' che ci dice il professor Rowan, dato che era preoccupato. Link, sei di ritorno. Mi lasci senza parole. Ce l'hai fatta, ce l'hai proprio fatta. Non ho mai provato un'emozione tanto forte nei miei 60 anni di vita. Il professore ha cercato spesso di avere tue notizie. Era molto preoccupato per te, Link. Ha contattato molte conoscenze per avere aiuto e... Link, meno male che stai bene, è bello rivederti. Oh sì, c'era una cosa che volevo dirti. Sembra che 3 Pokémon dei laghi siano tornati alle loro case. Allora dimmi, come vanno le cose? Il Pokédex? Un totale di 144. E le medaglie? Ma guarda, ne hai già 7. Ti manca solo quella di Arenipoli. Ne hai fatta di strada. Perché non vai ad Arenipoli? E perché non fare un salto alla Lega Pokémon? Ti permetterebbe di espandere i tuoi orizzonti. Senza parlare del fatto che riusciresti a incontrare molti altri Pokémon. Tutto qui? Neanche un po' di qualcosa. Ad ogni modo, il video finisce qui. Wow, abbiamo catturato Giratina e riportato a quanto sembra la pace nel nostro mondo. E anche in quello di Giratina, sì. A questo punto, Cuggio, vi ringrazio per aver seguito il video. Nel prossimo andremo ad Arenipoli con una squadra allenata, quindi ci vorranno altre 10 ore almeno per allenarli a 70, tutti a 70 almeno. Ad ogni modo, io vi ringrazio, vi ricordo che in descrizione c'è sempre il link per Instagram, dove pubblico tutti quanti gli aggiornamenti, che verranno poi pubblicati anche nella pagina community del mio canale YouTube. Come sempre vi invito a iscrivervi al canale nel caso ancora non foste iscritti, e noi ci vediamo come sempre nel prossimo video. Bye bye!